Ricordi niente di quello che è successo prima di questa cerimonia d'apertura? Io ho avuto tutte le mie memorie passate completamente rimosse. Cos'era quello? Cos'era? Qualcosa di, oh mio Dio, molto figo. Era maestoso, davvero, incredibile. E che dire? Pensare che forse la parte migliore della giornata ci sta ancora aspettando. Cioè, abbiamo tutta la serie di fronte a noi. Esatto, ragazzi, è incredibile. Oggi, oltre alla cerimonia d'apertura, ci sarà effettivamente anche il mondiale. Non ero pronto per questo, perché non me l'aveva detto nessuno. Scherzi a parte, adesso che ci distacchiamo da un segmento puramente analitico e stiamo per immergerci all'interno della partita stessa, voglio spendere due parole su quello che hanno detto i giocatori stessi all'interno del video, ok? Abbiamo sentito le loro parole e sai che a me piace tanto ricollegarmi a quello che dicono, le sensazioni che i giocatori vogliono trasmettere. Per i G2 qui non si tratta di vincere per ognuno di loro come singoli. In questo momento i G2 qui a Parigi, qui in Europa, stanno rappresentando tutta l'Europa. E stiamo parlando di G2 che chiudono un arco narrativo davvero particolare, perché per arrivare in questa finale hanno dovuto affrontare gli SKT, rei di aver eliminato gli Splice dal mondiale, e adesso affrontano i FunPlus Phoenix, rei di aver eliminato i Fnatic dal mondiale. Questo non è un arco di redenzione, questo è un arco di vendetta da parte loro. Assolutamente. Mio Dio. Assolutamente. Non ci può essere finale migliore di questa. Arrivati a questo punto è quello che non solo questo torneo, ma questo intero anno competitivo si merita. Sì. Non c'è un modo migliore di concludere il 2019. Per quanto riguarda il 2019, per quanto riguarda questa partita nello specifico, io vorrei però cercare di addentrarmi un pochettino di più nella partita, perché è una partita particolare da analizzare, ok? Abbiamo passato diverse ore, in realtà diversi giorni, a cercare di simulare anche solo gli output delle draft di questa partita, e l'unico esito che abbiamo avuto tutto ciò è stato un forte mal di testa, perché questi sono i team, parlavamo prima della forma definitiva di team che si devono evolvere, si sono dovuti evolvere all'interno dello stesso mondiale. Questi sono, penso a memoria d'uomo, due dei team più flessibili che si siano mai visti in assoluto. Mi vengono in mente solo i Moscow 5, ma lì era più flessibilità meme che flessibilità attuale. Qui è Real League of Legends. Esatto, qua nel periodo dei Moscow 5 più che altro vedevi quello che giocavi e non ti veniva nemmeno in mente che quello potesse essere il modo ideale di giocare a League of Legends. Guardi giocare G2, loro stanno plasmando il nuovo meta. Questo è l'anno del play your way, Riot l'ha dichiarato a inizio anno, e i team competitivi ci sono riusciti a dimostrare che League of Legends è arrivato a un livello di equilibrio, di bilanciamento che permette così tante strategie di poter essere utilizzate in maniera efficace, qualcosa che non si era mai visto in passato, non in maniera così chiara e definitiva. E due dei protagonisti di questo discorso sono proprio i militanti della corsia centrale di questa sfida, perché stiamo parlando intanto di Doinbi, che ha giocato una quantità di campioni tra la stagione regolare e il mondiale sovrumana. Mi sembra si siano arrivati a superare tipo i 30 campioni singoli, 32. Se non erro erano 32 nell'intero split. Esatto, e 32 campioni in una singola stagione. 32 campioni era più o meno i campioni giocati nei play-in di alcuni mondiali. Non da un giocatore, nella totalità. Già. Mi prendo un attimo di tributo. Voi chiaramente forse potete sentire i cori, ma noi sentiamo letteralmente il terreno che trema sotto i nostri piedi, ragazzi. È un'esperienza unica. La folla a Parigi è così calda e l'abbiamo visto durante tutta la giornata. Abbiamo avuto la fortuna di essere partecipi di questo... è un'emozione unica essere qua, è assurdo, perché senti il calore, la passione di ogni singolo spettatore, di ogni singolo giocatore, di ogni singola persona che è qua a cercare di fare del proprio meglio per rendere questo momento unico. E parlando del proprio meglio, vorrei anche entrare in un segmento più analitico, perché stiamo per entrare nella serie e la domanda diventa a questo punto: che cos'è il loro meglio? Ed è una domanda ovviamente retorica, perché non è una domanda che ha risposta, non è una domanda che ha un potenziale massimo, perché comunque il meglio di questi team deve assolutamente ancora arrivare. Non puoi venirmi a dire che team come FunPlus Phoenix e G2 Esports non abbiano preparato qualcosa appositamente per questa finale, anche perché che cosa hanno rivelato nelle semifinali? Hanno rivelato Syndra mid, hanno rivelato Rumble mid, sono cose che già sapevamo quelle.
durante un'intervista Doimby ha detto: ragazzi, io ho ancora 100 campioni da giocare, siete pronti ad affrontarmi? Anche perché ha già giocato gli altri 42, quindi esatto. Sì, siamo lì più o meno. 42, ma forse anche più di 100 se vuole essere veramente creativo. Quindi sicuramente queste squadre hanno qualcosa che possono mostrarci. Quando si parla però di queste, la strategia segreta, tirarle fuori sulla finale dei mondiali, ci vuole del cuore per farlo. È il momento di farlo. È il momento di farlo? Se non lo fai, giocare, quando lo fai? Se devi giocare per vincere la Coppa del Mondo, non per la tua squadra, non per te stesso, per la tua regione, come ha detto Caps, preferisci giocare il pick che non hai mai giocato o preferisci giocare il pick che hai giocato 50 volte tutto l'anno? Non pick che non hai mai giocato, qualcosa che hai preparato ma che hai tenuto apposta. Certamente. Esatto. Ma on stage non ci è mai arrivato quello qualcosa. Quello è vero. Sappiamo che gli Scream stavano andando male contro gli SKT e poi abbiamo visto la serie contro gli SKT. Preparare qualcosa non significa poi presentarla effettivamente, e sono d'accordo, effettivamente le zone di comfort, allora, sono d'accordo a metà. Ho messo in castagna. No, sono d'accordo a metà, perché è vero che le zone di comfort rappresentano la vittoria, ma se ti dicessi che esiste un team in grado di avere delle zone di comfort innovative mai giocate, cioè... Tuona, sono tuoni, tranquillo. C'è un po' di maltempo qui in arena al chiuso, sì. Stavo dicendo, è vero, puoi giocare dei campioni intorno ai quali hai sempre giocato, ma non è detto che tu debba giocarli nei ruoli nei quali li hai sempre giocati. Assolutamente. Creando così una situazione dove gli avversari si trovano a dover fronteggiare in un ruolo specifico un campione che non hanno mai affrontato prima, ma il tuo macro game non cambia, tu stai solo rimescolando le carte. E quindi... andando proprio adesso nello specifico, iniziando a mettere giù un po' di prediction su pick, cose possibili, chi ti dice che l'Horn, che i G2 ci hanno mostrato saper giocare a livello macroscopico, debba per forza essere in corsia superiore? Chi ti dice che lo Yasuo, visto sempre tra la corsia centrale o inferiore, debba rimanere solo in quelle lane? E a quel punto hai paradigmi che si vanno completamente a rompere, perché se da un lato è vero che la Champion Pool di Wunder magari si va a scontrare contro la Champion Pool di Gimgun, e di questo ne sono anche abbastanza convinto, nel senso Gimgun ha una carta vincente sulla Champion Pool mostrata finora, ma se all'improvviso tu scopri che Yasuo è giocabile anche top lane, allora la Champion Pool di Gimgun soffre, soffre il suo Gangplank, soffrono tutti i campioni da Power Farm, perché non puoi lasciare Yasuo libero di prendere due oggetti. No, assolutamente, questa è una cosa che entrambi i team dovranno andare a considerare, e in questa finale per l'appunto, come abbiamo sempre detto, con questo potenziale di flessibilità, evoluzione, fluidità del modo stesso in cui giocare a League of Legends, è ancora più probabile, ogni team deve aspettarsi qualsiasi cosa dall'altro. Ed è, mi fa un po' tornare in mente quando abbiamo visto la semifinale di SKT G2, ma quella del Mid-Season Invitational, non quella appena trascorsa. Siamo arrivati in quella semifinale, Caps contro Faker, oh mio Dio, lo scontro più bello di quest'anno che ci potremmo aspettare, e vediamo LeBlanc, Lissandra, Morgana, che sono pick abbastanza tranquilli, standard, poco innovativi, ma poi continuano a giocarli e vedi la loro performance, e un po' come dire, il vero tesoro sono gli amici che ci siamo fatti per strada. Il vero tesoro, il vero pick segreto è come questi giocatori giocano a League of Legends. Sono d'accordissimo. Questo è molto wholesome, mi piace tantissimo. Signore e signori, ancora qualche istante ci separa dalla prima selezione campioni di questa serie. Il giocatore... Lascio la parola al pubblico. Ieri era il compleanno di Wunder, giustamente gli fanno gli auguri. Un po' in ritardo, però auguri sono. Il regalo di compleanno sono energy drink. Vanno tutti a lui direttamente. Mio Dio, che visione celestiale, ragazzi. Non avete idea di che cosa significhi poter essere qui ad essere testimoni in prima persona di questa incredibile folla, di questo incredibile pubblico. E stiamo per entrare effettivamente all'interno della Champion Select, ma prima non è solo il pubblico qui che siamo orgogliosi di accompagnare, ma salutiamo anche al pubblico che è presente all'F Hub di Milano. Grazie mille a tutti quanti quelli che sono venuti a trovarci, spero vi divertiate, spero che la serie sia incredibile e che ve la godiate come ce la godremo noi. E perché no, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, perché voglio dire, il pubblico non si limita a quello all'F Hub, non si limita a quello in arena. Sappiamo che da casa ci sono i fedelissimi spettatori di PG Esports che anche loro stanno aspettando l'inizio di questa serie.
E io a questo punto saluto anche quelli che non stanno guardando in diretta perché non possono, ma guarderanno una VOD, perché anche loro se lo meritano. Bravi, esatto, esatto, esatto. Mio Dio, il setup di quest'anno tra l'altro è splendido. Tutti questi muri olografici, la cerimonia d'apertura è stata surreale. La performance dei True Damage era ampiamente al di sopra di quello che mi sarei aspettato dalla giornata di oggi. Sincero, io da non fan dell'hip hop mi è piaciuto veramente veramente tanto. Poi sono ignorante in musica, magari è qualcos'altro totalmente, però clean. Decisamente, decisamente. Io da fan dell'hip hop mi sono emozionato come nessun altro, stavo saltando. Ah, quindi e poi mi avete okay, visto. Non ho detto prima selezione campioni. I ban saranno tragici da fare, perché la prima fase di ban sarà veramente qualcosa di atroce. Devi rimuovere Pantheon Redside, ma una cosa che sappiamo di questi due team è che ci sono due campioni che devi assolutamente rimuovere, e si parla delle prime due presenze competitive in questo mondiale subito dopo Pantheon, ovvero Qiyana ed Akali. Non penso che in nessuna partita i G2 vogliano affrontare la Qiyana di Tian, specialmente con le performance che abbiamo visto dalla felice Qiyana dei G2 in questo mondiale. 0-5. E i FunPlus Phoenix non possono affrontare Akali perché non la giocano. Già, esatto, i FunPlus Phoenix infatti hanno bannato Akali in ogni singola partita del loro mondiale tranne tre, e in due di queste Akali è stata piccata contro di loro e loro hanno perso. Quindi poco ma sicuro sono pronto a scommettermi che quella Akali non vedrà la luce del giorno in nessuna delle draft di oggi. Altri pick però che devi andare per forza di cose a considerare sono Xayah per Perks. Sì. Definito più volte la miglior Xayah al mondo, probabilmente. Sono d'accordo, sono stato io a definirlo più volte così, quindi per definizione sei d'accordo. È una di carry terrificante, che sia con Xayah che sia con Kaisa, ma quando va un po' fuori comfort da quei due pick, le sue performance un pochino scendono, quindi cosa faranno i FunPlus Phoenix? Quella potrebbe essere un'area curiosa da bersagliare. Punto 1, risposta immediata alla tua domanda, c'è Yasuo, che è comunque flessibile in corsia inferiore, e c'è Syndra, che è comunque flessibile in corsia inferiore. Ma il secondo punto che voglio analizzare è che penso che i FunPlus Phoenix non abbiano interesse a impedire a Perks di prendere Kai'Sa. L'unico vero ban sui tiratori sarà Xayah, perché Xayah è temibilissima. Kai'Sa, LWX e Crisp la gestiscono molto tranquillamente con Varus Tahm Kench. E aggiungo una cosa, ancora con Varus Tahm Kench non hanno mai perso. Già. I FunPlus Phoenix in questo campionato. E se fossero i G2 a farli perdere per la prima volta? Questo non possiamo saperlo, questo non ci resta che vederlo, ma a livello proprio analitico della draft penso che i FunPlus Phoenix vogliano giocarsi questa scommessa. Lasciamo Kai'Sa a Perks, bannando Xayah in modo da dare l'illusione che sia rimasto un solo tiratore disponibile, e poi andiamo a counterpiccarli. E Perks sorride, felice come una Pasqua. Sì. È alla finale del mondiale. In effetti. Parlando di AD Carry, appunto, Xayah Kai'Sa ha altissima priorità in tutto il torneo, e sappiamo con certezza che se quei due campioni saranno disponibili nelle prime rotazioni, entrambi questi team metteranno un'elevatissima priorità a prenderseli, non solo per sé, ma toglierli dal team avversario, come abbiamo detto. Ci sono molti pick che hanno priorità molto alta. Qiyana è un pick di altissima priorità per entrambi i team in realtà, perché quando i G2 l'hanno giocata, l'hanno sempre first pickata, ma poi, non avendo avuto una bellissima performance, hanno preferito lasciare spazio ad altri steel di campioni. Per i FunPlus Phoenix, invece, per Tian, Qiyana è sempre rimasta al top. Quindi, come hai detto tu, quello è un ban che i G2 potrebbero aver prestampato per già tutte le draft. Io ammiro il sangue freddo dei G2, sono così tranquilli e sorridenti. L'abbiamo... con la pressione e la responsabilità sulle spalle di tutta l'Europa. Ma signore e signori, entriamo nella prima selezione campioni di questo mondiale. FunPlus Phoenix dal lato blu contro G2 Esports dal lato rosso, e Pantheon ormai è prestampato. Parlavamo prima della pericolosità di Syndra nelle mani dei G2, ne abbiamo parlato più in segmento di analisi. Interessante che siano i FunPlus a bannare Gragas. Quello è molto interessante, perché per i FunPlus questo vuol dire voler first piccare Ryze, perché altrimenti avresti first piccato Gragas. Se lo banni vuoi Ryze. Ci sono così tanti campioni da first piccare. Il ban di Kai'Sa adesso spinge i G2 a dire: cosa facciamo? Banniamo noi Xayah? Perché il first pick ce l'hanno sempre i FunPlus Phoenix. Sì, ci sono così tanti pick contesi che puoi andare a scambiare uno per prendere gli altri, ma dopo un po' si inizia a perdere il conto. Potresti lasciare Xayah e power tradare con Ryze Rakan dalla tua? Cosa che per i G2 va benissimo. O i FunPlus Phoenix, no, banni Xayah comunque. Ok, Ryze open. Ryze open, ma anche Akali. Akali era quel campione che avevamo detto occhio a quel pick. I FunPlus Phoenix, il quarto game di tutto il mondiale in cui non la bannano. Per i G2
ancora non l'hanno giocata questo mondiale. Anche loro l'hanno rimossa un sacco di volte. Aprono con Nautilus nonostante Ryze fosse disponibile. Questo ti fa capire quanto importante sia quel campione, perché è un flex per i FunPlus. Esatto, dalla semifinale contro gli Invictus Gaming la priorità di Nautilus è salita alle stelle per i FunPlus Phoenix. Lo prendono spesso e volentieri il prima possibile nella draft, perché non dice niente. Quello è un Nautilus. Ah. Potrebbe essere il Nautilus mid di Doinbi, con il quale ha dominato la serie, ma potrebbe tranquillamente essere il più tradizionale Nautilus support. I G2 hanno appena selezionato Varus. Ok, questo parlavamo di possiamo avere qualcosa di nuovo e di vecchio contemporaneamente. Manca solo qualcosa di blu e poi Eccolo. Possiamo sposarci. E abbiamo qualcosa di blu. Quindi ufficializzato il matrimonio a tre del caster desk di oggi. Poi vi aggiorneremo su data e luogo. Abbiamo qualcosa di nuovo, abbiamo qualcosa di vecchio, abbiamo qualcosa di blu. Sai che tecnicamente io posso ufficiare matrimonio? Ok, quindi davvero? Tu sposi me e Labo. Sì, sì, ne parliamo okay. dopo. Allora, Ryze viene selezionato dai G2, ma quel Varus, a cosa verrà affiancato? Perché dobbiamo considerare la possibilità di una Morgana in corsia inferiore qualora Nautilus venisse confermato come supporto. Stiamo però avvicinando alla seconda fase di ban e siccome i FunPlus Phoenix potrebbero già aver preso quel supporto da loro con Nautilus per i G2 Esports, rischiare ai FunPlus Phoenix il turno di bannare doppi supporti, mettere Varus fuori comfort è troppo rischioso. Quel Tahm Kench è un abbinamento naturale e mi aspetto sia quella la selezione. Questo però ti apre ai ban nei confronti dei jungler. FunPlus Phoenix selezionano Lee Sin dalla loro e i G2 hanno già perso Gragas. Questo è vero, è per Jankos trovare un comfort altrettanto forte potrebbe essere un po' più problematico. Abbiamo Tahm Kench per i G2 e a questo punto inizio seriamente a chiedermi se la regia non abbia erroneamente invertito la grafica, perché la draft dei G2 è FunPlus Phoenix. Abbiamo Varus Tahm Kench in corsia inferiore, abbiamo Ryze prioritario all'interno della draft. I G2 vogliono affrontare i FunPlus Phoenix sul loro terreno di gioco. Già, andando un po' a vedere i vari campioni che sono ancora disponibili per la giungla, perché giustamente, come menzionato, Lee Sin piccato, adesso si parte con i ban, arriva questa Rek'Sai. I pick giocati da Jankos per adesso a questo mondiale comprenderebbero ancora campioni Elise. Come Elise, Olaf persino, Beh. Uno dei suoi pocket pick, uno dei pochi giocatori a giocare consistentemente quel campione. E qualcosa che ci ha mostrato lui, ma non ancora Tien, che è il Jarvan, che è sceso un po' di priorità al torneo. Mi piace molto il ban nei confronti di Braum per andare a permettere effettivamente il lockdown grazie alla catena della corruzione nei confronti del bersaglio corretto. Un muro di Braum potrebbe veramente rovinare i piani dei G2. È anche interessante comunque vedere che nonostante il pick di Nautilus la seconda fase di ban sia sui supporti da parte dei G2, rendendosi conto che Nautilus Sivir è una corsia curiosa. Sivir, essendo un campione indipendente, va molto più ad abilitare supporti da roaming da parte di Crisp. Ma a questo punto Nautilus è un buon campione per Crisp. Esatto, quella è la scommessa che stanno facendo i G2. Scommettiamo che quello è Nautilus mid per Doinbi, altrimenti quei due ban sono praticamente vanificati. Ecco arrivata Elise per Jankos, quindi ancora non si spinge fuori dal suo comfort. Gangplank però nel frattempo si è disegnato per Gimgun e questo è una particolarità di quel giocatore. I G2 per adesso pochissima priorità su Gangplank in tutto il torneo, anche a livello proprio di presenza. Non lo bannano, non viene bannato contro di loro e per questo è ben possibile che Gimgun abbia il suo comfort anche così in fondo alla draft. Questo è particolare perché a livello di cosa i G2 possono fare da qui in poi possono rispondere a Gangplank con una corsia forte e un over su Nocturne fa pensare a una particolarità che poi magari andremo a definire, ma non penso sarà quello il lock. Già, e per quello avremo bisogno di invitare Vedius sul caster desk, quindi non mi sembra il caso. La cosa particolare è che c'è ancora potenziale di flex Pike! Sulla Pike! Quella è Pike in sul lane! Quello è il Predator mid lane Pike di Caps o è il Predator top lane Pike di Wunder? Penso sia Caps, perché a questo punto tu vedi che vanno per lo scaling top lane nei FunPlus Phoenix e rispondi con scaling contro scaling. Scherzavo, perché vediamo che aspetta a parlare, mancano ancora 15 secondi, potrebbero cambiare le altre 4-5 volte. Scegli un argomento e buttati su quello perché non abbiamo certezze, guardali. Allora, questa da parte dei G2 è pieno MSI style. Già, perché tu hai la capacità di abilitare il roaming di Pike con un lockdown a bersaglio singolo estremamente forte che arriva da un mago. Che cos'era contro gli SKT dell'MSI? Era Pike Lissandra. Che cos'è adesso? È Pike Ryze. Wow. E considerare
vedi Nautilus per Doenby, vedi questo stile. L'abbiamo visto giocare nelle tre game contro gli Invictus Gaming in semifinale. Cosa fa Doenby con Nautilus? Lo prende, lo builda full AP, si mette in corsia centrale, spinge l'ondata e poi va bot, va top, prende la mano di Tian e si allontana da quella mid lane. E quale miglior campione per seguire il roaming del tuo mid lane avversario che un Pyke? Ma soprattutto quale migliore affermazione di gioco anch'io i supporti mid da parte di Caps per dire... Signore e signori, ci siamo! Stiamo per entrare sulla landa degli evocatori. Primo match di questa giornata, FunPlus Phoenix dal lato blu della mappa contro G2 Esports dal lato rosso. E ci siamo! Signore e signori, mai come adesso è stato un piacere passare la parola a voi che ci state seguendo da casa, perché arriva il momento hashtag. FunPlus Phoenix dal lato blu del ring vanno ad affrontare i G2 Esports dal lato rosso. Hashtag FPX win. Se pensate che il Nautilus mid di Doenby andrà a mietere altre vittime, oppure hashtag G2Win, se anche voi volete salire sul carro della euforia, e con il Pyke mid di Caps stavolta. Già, e abbiamo potuto dare un'occhiata alle rune chiave selezionate per la partita, è proprio quel predatore per Pyke in mid lane. Una differenza fondamentale però tra i due mid laner, il wave clear. Senza ombra di dubbio, per quanto però il wave clear di Nautilus venga potenziato estremamente dall'acquisto del primo oggetto completo, una protocintura Hextech, che da parte di Doenby vediamo utilizzata per la pulizia dell'ondata per poi abilitare fasi di roaming, mentre da parte di Pyke il wave clear viene abilitato da una Tiamat, è un oggetto intermedio, è un oggetto molto più economico, e Nautilus non è quel campione che ti rende infernale la fase di farm. No, questo no, non è un campione che picchi per vincere la lane, per l'appunto, è un campione che picchi per ottenere priorità sulla lane e poi portare il tuo carisma, la tua potenza altrove. Sì, sicuramente con la protocintura è molto più facile per Nautilus wave clearare, ma il wave clear ce l'ha proprio nel kit. Una E che può colpire l'intera ondata di minion, lo scudo a W potenzia i suoi auto-attack e permette di colpire ad area, danneggiare ad area, quindi molto semplice spingere un Pyke tra tutti i campioni che non ha più danni a bersagli multipli nel suo kit al di fuori della ulti. E in tutto ciò devi anche considerare che Pyke mid lane è molto sicuro nei confronti della gank di un Lee Sin. Questo è veramente importante per un motivo, perché vuol dire che Lee Sin non potrà mai investire tempo in corsa centrale. Magari nell'early game dici non voglio pushare, voglio provare a aggredirlo. Come fai contro Pyke a aggredirlo? Il suo scatto istantaneo gli permette di portarsi al sicuro sotto torre o attraverso un muro. Una cosa che, intanto, breve info per chi ci sta seguendo a casa, il motivo della pausa è stato un problema alla tastiera di Wunder, quindi pausa chiamata da G2, appena si risolve il problema o si andrà a sostituire la periferica si tornerà in partita. Ma una cosa che voglio far notare di questo Pyke è che molti vedono il predatore semplicemente come un ti muovi più veloce. In pochi vanno a dare la dovuta importanza al predatore su un assassino, perché predatore su assassino significa avere quel burst aggiuntivo di danno adattivo appena vai a importi sull'avversario, cosa che sinergizza molto bene con la letalità, statistica di cui ovviamente Pyke va ghiotto. E gli spike di Pyke da mid laner con la suprema che gli garantisce due volte l'oro di una kill, potendo anche farmare, significa che quel Pyke è una banca deambulante assassina e l'immagine mi tormenterà stanotte nei sogni. Penso tormenterà molti di noi, effettivamente. Già Pyke in sé fa paura, quindi non fomentiamo un po' questa idea, però sono la sicuramente skin. Pyke banchiere con le sacche d'oro. È geniale. Interessante. Riot, prendi nota. In ogni caso sarà interessante andare a vedere un po' come Caps riuscirà a pareggiarsi al wave clear per l'appunto di Doenby, come riuscirà a liberarsi da quella mid per poi andare a impattare il resto della mappa così come sta facendo il avversario. Da questo punto di vista io mi aspetto molta presenza in corsia centrale da parte di Jankos, mi aspetto che Jankos orbiti sempre quella zona e qualora ci sia bisogno del suo intervento anche soltanto per fornire priorità a Caps, fa una capatina. Da un gank, disturba un po' Doenby, lo costringe ad allontanarsi dall'ondata. Se tieni Nautilus lontano dalla wave,
gran parte del suo potenziale in corsia centrale va sprecato, perché non può pushare, non può prendere priorità e quindi non può allontanarsi e gankare. Su questo sono d'accordo. E il fatto che il matchup in giungla sia proprio Elise contro Lee Sin, quindi uno dei migliori campioni di Jankos contro uno dei migliori campioni di Tian, due campioni che vanno ad incarnare il concetto di early game, sono due campioni che sono delle cartucce a canne mozze, però sono molto efficaci sul breve raggio, ma quando poi si va sulla lunga distanza smettono praticamente di esistere, se non per i controlli che portano con loro. Ma se si parla di lunga distanza, allora devo analizzare anche una cosa, ed è, secondo me, sulla lunga distanza i G2 sono molto più bravi dei FunPlus Phoenix, se non in un solo frangente, che sono i team fight. E queste composizioni non urlano team fight. Queste composizioni sono più che altro composizioni da schermaglia. Quando vedi un Viking in solo lane è per quello che i G2 hanno un po' rotto il meta per la prima volta, spostando questo supporto nelle corsie laterali, nella corsia superiore e nella corsia centrale, perché non vuoi sfruttare il potenziale di lane di un campione del genere, vuoi toglierlo da quella lane, vuoi sfruttare il suo potenziale nei 2v2, nei 3v3, nel fiume, nella giungla. E una volta superato il livello 6 puoi andare a moltiplicare le risorse non soltanto tue ma di tutto il tuo team. Immaginatevi un Ryze che ottiene una kill, immaginatevi una corsia inferiore in cui Varus riesce ad accelerare la sua build e ha il suo spike da mid game ancora prima del tempo naturale. Senza considerare che Varus le possibilità sono molteplici, possiamo vedere un Varus concentrato sulla sopravvivenza, il front to back e il danno singolo, quindi danzatore fantasma, oppure un Varus molto più come strumento di emergenza in caso i FunPlus Phoenix dovessero forzare comunque un team fight, e quindi un Varus da uragano di Runan. Una nota, mi piace spoilerare comunque per aiutare anche un po' il pubblico che ci sta ascoltando, una nota che voglio fare è che molti, grazie a Twitter, hanno avuto modo di vedere che Perks si stesse allenando molto come chitarrista in questo periodo. Quello che molti non sanno invece è che Caps è riuscito a completare un master in economia e commercio durante la settimana che separava le semifinali dalle finali. E vi posso dire solamente una cosa, non posso purtroppo chiudere il discorso, ma lo apro e basta per farvi male. Non è l'unica banca segreta che Caps si è portato in corsia centrale per questa finale. Non aggiungo altro. Adesso ce lo gusteremo tranquillamente nel corso della serie. Tornando un po' a discutere di questo scontro in corsia centrale, perché chiaramente ci stiamo concentrando molto su questo, ma è forse il centro nevralgico dell'intera partita, perché sul resto della mappa abbiamo situazioni abbastanza tradizionali, perché sì, c'è un Varus Tahm Kench da parte dei G2, una cosa che per adesso non ci hanno mostrato a questo mondiale, ma non è niente di così fuori dal comune. Chiaramente il punto esclamativo in questa draft è quel pike in corsia centrale, un pick che si pensava di aver quasi... un po' mi dispiace usare il termine, ma debellato. No, vada pure, perché quel pike effettivamente era aberrante come solo laner. E con aberrante non voglio mettere giù semplicemente un insulto con una parolona giusto per farlo sembrare meno un insulto. Con aberrante intendo che era riuscito a sfuggire alle intenzioni di bilanciamento riguardo il campione stesso. E il fatto che sia comunque tornato con una runa come il predatore per abilitare sulle side lane, mentre l'arena comunque qui di fianco al fantastico Roman si va a illuminare a cielo stellato, e ogni analisi di fronte a questo deve aspettare. Uno spettacolo più unico che raro. Che meraviglia. Che meraviglia. Tornando a parlare di quel pike mid, perché voglio dire, è il pick strano, ok? È quello che fa parlare di sé. Ma quello di cui non stiamo parlando comunque è che in top lane ci sono Gangplank contro Ryze. Sono due campioni che una volta che vengono messi in corsia laterale, chi riesce a itemizzare in maniera più opportuna vuol dire che avrà la vittoria delle side lane. E da quel punto in poi... tu puoi anche dire che Nautilus va ad abilitare tante cose, ma basta anche solo un arpione da parte di Pyke per abilitare un Ryze che ti mitraglia. E ce lo ricordiamo il Ryze di Wunder. L'ultima volta che l'abbiamo visto ha tirato fuori dei danni che erano insensati. Assolutamente. E sono curioso di vedere come la giungla andrà a giocare in ottica della corsia centrale e corsia superiore, perché se abbiamo sottolineato come Pyke continuerà ad andare in giro,
continuerà a cercare queste schermaglie, è tutto in ottica di andare a snobolare una delle due corsie laterali, che sia la corsia inferiore o che sia la corsia superiore, qualcuno prenderà il controllo della partita nei G2, o almeno questo è il loro intento. Esattamente, perché hai un Pike in corsia centrale, per quanto spaventoso possa essere, non è lui il carry, lui è l'engage, lui è quello che porta il caos nelle schermaglie, porta i fight. Lui abilita il tutto, è quel catalizzatore. Ripetere dopo la pentakill che darà l'oro di 15 uccisioni ai G2? Mamma mia. No, così per dire. Ci siamo! Siamo in partita, signore e signori. Starta di stivali. Beh, devi predatore attivare il predatore presto, no? Ok, quello è molto presto. Startare di stivali vuol dire che verosimilmente con quell'Elise sul lato superiore della mappa, nonostante il macete del cacciatore, questo può abilitare un'aggressione sulla top lane immediata. Più che aggressione sulla top lane, vedrei bene un'aggressione sulla corsia centrale, mettere sempre più pressione su Doenby, è per questo che voglio concentrarmi sempre più su questo matchup, però occhio top. Wunder potrebbe essere trovato fuori posizione, arriva l'onda sonica, il colpo risonante va a segno, Tian all'inseguimento, Wunder la prigione runica gli permette di rallentarlo, questa è metà barra degli HP che scompare e Gim Gun trova la sua prima stack di Grasp of the Undying. G2 in counter invade immediato, si rendono conto, ok, perdiamo il red buff, ne rubiamo uno noi. E questo è un ottimo inizio per i FunPlus Phoenix, perché appunto il piano di gioco dei G2 poteva essere andare a bersagliare direttamente quel red buff, dare a Jankos un buon inizio in giungla per poi potersi approcciare alle corsie, ma visto nel countervade tutti i membri di G2 sono stati visti grazie a quel lume piazzato dai FunPlus Phoenix, quindi FunPlus Phoenix vantaggio per adesso. Una cosa estremamente importante è il fatto che Ryze adesso si presenti in corsia con una singola stack di pozione della corruzione. Questo vuol dire che Ryze avrà dei pit stop molto preventivi. Inoltre, spostamento immediato da parte di Crisp impedisce a Jankos la chiusura sui Krug, lì dove dall'altro lato Lee Sin si è già portato sui Lamabecchi, quindi il primo giro del jungler dei FunPlus viene già abilitato nel primo minuto di gioco da parte di Crisp. La lettura è arrivata con dei lumi difensivi che i FunPlus sono andati a posizionare, ma i lumi difensivi sono arrivati prima ancora che i FunPlus si portassero in top lane e adesso Doenby è già in roaming. Esatto. Giustamente si rendono conto che devono aggredire Wunder a tutti i costi e bloccare la sua capacità di scaling. Guarda quanto si stanno muovendo i FunPlus Phoenix. Prima abbiamo visto Crisp andare a disturbare Janko sui Krug, adesso Doenby già in spostamento da quella corsia centrale grazie al wave clear di Nautilus. Qui però notiamo una cosa interessante. Il vantaggio di stack della pozione della corruzione da parte di Gim Gun non è stato utilizzato per obbligare Wunder fuori Wunder dalla lane. È molto aggressivo, riesce a trovare un trade fantastico contro Gim Gun. Non è stato utilizzato per allontanare Wunder, ma è stato utilizzato per mantenere priorità, per permettere a Tian di avere quella fase di invasione e adesso cercheranno o il Prox o il dive. Sì, questo è sicuramente un dive, questo è un'ondata trasporto da parte staccata. In Audius vogliono andare per il dive, ma c'è il teletrasporto della corsia centrale. Caps vuole unirsi al fight, arriverà l'arpione, non bloccherà nessuno e Wunder potrebbe cadere, il primo sangue per Gim Gun. Caps troverebbe lo stun nei confronti di Gim Gun, ma non è sufficiente. Adesso sotto alla torre insieme a un'ondata di minion si salverà grazie all'invisibilità, ma Tian è all'inseguimento, vuole a tutti i costi con l'uccisione, decide di rinunciarvi e Ryze torna subito a farmare. E questo è quello di cui stavi parlando, non ha sfruttato la mancanza di stack per forzare Wunder via dalla lane, ma per forzarlo sotto torre. Ha creato uno slow push, ha preso un'ondata enorme e a quel punto già i campanelli d'allarme iniziavano a suonare nel cervello di Wunder. Vede tutti quei minion, vede Tian che esce dal cespuglio per bloccare l'ondata di minion che sta arrivando ad aiutarlo, vede il teletrasporto, Caps è arrivato, reazione prontissimo con quel TP. Se lo aspettavano, ma non è stato abbastanza. Ed è stato un gioco molto intelligente che andiamo a rivedere nell'esecuzione. Il teletrasporto da parte di G2 arriva poco dopo. Da parte di Wunder il flusso di incantesimi non aveva connesso. Gim Gun non subisce danni ed è molto bravo Doenby a prendere su di sé le attenzioni della struttura con la scossa di assestamento per impedire a Caps di trovare la kill di ritorno. Esattamente, questo è quello che ti abilita quel Nautilus in corsia centrale. Si muove, è pericoloso nei gank ed è resistente. I dive sono facilissimi. Adesso Doenby potrebbe essere aggredito perché in corsia centrale è presente Jankos. Caps un pochino di trade per provare a baitarlo, arrivare al prione, ma nulla da fare. Quello era molto importante perché prima Wunder qua fesseccando un bush, si trova a 2x2 con Gim Gun e Tian non ha via di scampo e cadrà per mano del jungler dei FunPlus Phoenix. 2-0 è l'inizio dei FunPlus Phoenix, non poteva essere migliore, signori, perché quel Tian sta permettendo a quel Gangplank di funzionare ed è di nuovo top. Oh mio Dio,
E sono in tre. Biancos a tutti i costi, eliminare il lato superiore della mappa è il loro focus. Tantissimi danni nei confronti di Silma. Sta arrivando Doimby sul fianco. Questo potrebbe essere la morte di Biancos. Un bellissimo rappel, gli darà tempo, ma il barile, la combo non va a segno. Questo era una bella idea, ma hai forzato soltanto il flash di Elise. In tutto ciò, stavo facendo notare prima che il trade di Caps è stato molto buono, perché aveva forzato la scossa di assestamento per abilitare un gank su Nautilus, ma questo poi non è successo perché l'azione top lane si è sviluppata ancora prima. Tian sta giocando a scacchi contro Jankos, ma con una mossa di vantaggio. Già, Tian sta passando così tanto tempo in quella corsia superiore ed è insolito questo per i FunPlus Phoenix, tanto che immagino nemmeno i G2 si aspettino un'attenzione del genere, perché Kim Goon è il top laner da weak side, è il top laner abituato a giocare abbandonato dal resto del suo team, mentre Tian il più delle volte lo vediamo prendere la mano di Doimby, andare in corsia inferiore. Il trittico Tian, Doimby, Crisp è questo che ha portato i FunPlus Phoenix qua in finale. Nel frattempo viene divato Kim Goon, il trade è buono, ma comunque Wunder non può ultimare adesso l'uccisione. Il punto è che questa partita mi ricorda un po' la Camille di Wunder, e abbiamo visto poi quella Camille che cosa è diventata. È stata abilitata però in quell'occasione. Adesso sta arrivando Jankos, vogliono fare la stessa cosa. Wunder continua a trovare questi enormi trade nei confronti di Kim Goon e continua a fargli perdere farm. E Tian è sul lato inferiore di mappa, per questo Kim Goon riconosce che non può mantenersi in quella situazione di pericolo, si allontana, ancora il suo flash, ancora il suo teletrasporto, potrà sfruttare quelle risorse per evitare di cedere troppo al team nemico. Vanno per il drago i FunPlus Phoenix, la rotazione viene abilitata comunque dalle informazioni guadagnate sulla corsia superiore riguardo Jankos e dalla priorità che i FunPlus Phoenix grazie alla Sivir di LWX hanno guadagnato. Non abbiamo spesso parole su Sivir e questo penso adesso meriti un paragrafo, perché Sivir non è il classico meta tiratore al quale siamo abituati. Bello l'uncino nei confronti di Perks, subito divorato per mano di Mikix per portarlo in salvo. Nel frattempo drago della nuvola conquistato da parte di FunPlus Phoenix. Esatto, e di questo che volevo parlare. Sivir, che cosa ti garantisce al di sopra di ogni e qualsiasi altro tiratore? Priorità di corsia. Sivir deve premere due tasti indipendentemente dal livello per far scomparire un'ondata. Non è detto che Sivir possa farlo sempre, perché comunque è specialmente pre-predatore d'essenza e molto dipendente dai cooldown e dal mana, ma se hai un campione che con un tasto può assicurarti priorità fino alla prossima ondata, queste rotazioni di Tian diventano possibili a comando. Già, e anche in questa partita, o meglio, in questa partita il suo ruolo è quello di late game carry, e non è la sola, perché c'è anche quel Gangplank in corsia superiore. Questi sono due campioni che, raggiunti i loro oggetti, saranno terrificanti nei team fight e fuori da team fight, avranno dei danni enormi. L'unico giocatore dei FunPlus Phoenix che ha bisogno veramente di prendere il vantaggio adesso è Tian, e lo sta facendo, e lo sta facendo così bene. Doimby, un'enorme ondata mandata sotto la struttura, e questo è tutto in ottica di andare a gankare quel Ryze, trovato però da un lume di Wunder che è già fuggito alle spalle della seconda struttura. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. E Wunder infatti impara la sua lezione, si allontana, mette anche il lume che spotta l'arrivo di Doimby dalla corsia centrale grazie a quella conifera esplosiva, si porta in salvo, niente di perso, soltanto un po' di soldi lasciati al team avversario del Black. Trovo veramente ammirevole il fatto che Perks sia in cima alla quantità d'oro guadagnata da ogni singolo giocatore nel match. Se consideri che Kim Goon è comunque Gangplank, quindi un campione con fonti di guadagno extra all'interno del suo kit, e che ha già un'uccisione e un assist dalla sua, devi considerare però la differenza in farm, voglio dire. Perks attualmente ha il doppio del farm di Kim Goon. Già, e devi considerare il fatto che Perks ha 82 CS a 8 minuti ed è appena tornato in base, quindi quello è tempo morto. Va bene, vogliono sì. continuare a aggredire la corsia superiore, addirittura i mobility da parte di Nautilus come primo oggetto lasciato. Esattamente, questo è quello che volevo concentrare l'attenzione. Mobility per Nautilus per favorire il roaming sul lato della mobilità, Tiamat da parte di Caps invece per favorire il roaming in funzione del wave clear. Esatto, perché devi gestire un pike da predatore, e come puoi gestire un pike da predatore? Grazie agli stivali della mobilità. E adesso con una gemma infuocata hai anche già una buona riduzione di carica da poterti permettere quella priorità costante. Corsia inferiore, i tiratori vengono lasciati a tu per tu. È divertente vedere che nonostante Sivir abbia accumulato un'ondata gigantesca, qui bella si ingaggia. Bella onda sonica, subito il colpo risonante di seguire, ma Caps dascia via e si porta in salvo. Vogliono daivare Perks, hanno già preparato le ondate di Minion. Perks è in un 1 contro 3 letale, deve pushare o eliminare subito la wave di Minion, se no morirà. E infatti FunPlus Phoenix ci rinunciano. C'è Tam Kench. Ingaggio da parte di Nautilus, Doimby che cerca lockdown su Mikix, ma non va a segno. Intanto i danni arrivano su Tian, è stato esploso per mano di Perks insieme a Caps. Un 2 contro 1 letale per il jungler di FunPlus Phoenix.
Questa è stata una bella risposta. Un da parte di Jankos. I danni su Doemi non sono però troppo esagerati. Si resetta la situazione. Jankos era a coprire la corsia centrale, ma una cosa importante da notare in tutto ciò è la rotazione di Mikix. Già. Perché Mikix, forte di purificazione su un Tahmkench che non ha neanche il libro di incantesimi, voleva semplicemente mantenersi in range di viaggio dell'abisso in caso aggredissero Varus, ma l'aggressione è arrivata poi da parte di Caps. L'aggressione è arrivata in primis da parte dei FunPlus Phoenix, che hanno visto Mikix sulla corsia superiore grazie a quel lume in corsia che ha spottato il suo roam, e da lì è iniziata l'operazione di crea la wave, prepara il dive, aggredisci bot. Nel frattempo in corsia centrale siamo vicini ad uno spike molto importante per Ryze, che è il doppio oggetto da mana. Ametista degli Eoni e Lacrima della Dea vuol dire per un Ryze post livello 6, quindi già con il primo punto sulla R, poter pulire molto bene le ondate. Rivediamo come si svolge il tutto. Arriva la catena della corruzione istantanea post Gromp. Qui Tian non ha potuto neanche chiedere permesso, non ha potuto neanche chiedere che ore fossero. Non c'è stato nemmeno bisogno della ulti di Caps, e forse è un peccato perché quella avrebbe dato ancora più valore all'uccisione, ma Tian era semplicemente nel luogo sbagliato al momento sbagliato. È stato molto intelligente da parte di Tian calciare immediatamente via Caps. A Bravo. Questo modo non è riuscito a utilizzare la sua suprema, perché sennò avrebbero moltiplicato quelle risorse. Questo però adesso si trasforma in una situazione dove i G2 hanno rallentato l'impatto iniziale. Lo ingaggio nei confronti di Doemi, ma i danni sono colossali. Subito il divorare va a segno. Mikix porta in salvo il suo alleato. Arriva pure il teletrasporto da parte di Gangflank, ma subito va a seguire Ryze. Riesce a sopravvivere Caps e riesce a salvare la situazione. La freccia penetrante non basta per extendere la catena della corruzione, ma missata. Purtroppo nulla da fare. G2 investono un po' di risorse, ma così anche i FunPlus Phoenix. Si va sul messaggero e c'è visione da parte di entrambi. Tian decide di disingaggiare sull'obiettivo perché vede i G2 in rotazione. Siamo ancora in uno scenario di 5 contro 3 virtuale in rotazione su quella corsia superiore. E quella è stata un'altra schermaglia così contesa in cui alla fine nessuno è morto, ma ci è mancato veramente poco. Crisp ha rischiato. E questo è il problema, perché per i FunPlus Phoenix essere arrassati dai propri avversari vuol dire esporsi alla suprema di Pyke, vuol dire esporsi a una morte certa. E ok, in quel frangente la suprema di Pyke non ha trovato la vittima, ma si è mangiata un cronografo quella suprema. E mangiarsi un cronografo significa che la prossima volta non sarà quella buona per i FunPlus. Perks qua, Grito, viene ingaggiato, c'è Tian alle spalle, andrà per il calcio e subito mandato sotto la struttura. Perks muore, questo è pure un teletrasporto, voglio inseguimento di confronti Mikix e Jankos. Doimby è lì pronto, vorrebbe ingaggiare con la sua suprema e bloccare qualcuno, ma il ragno di Elise va a bloccare immediatamente l'azione. E questa è stata un'esecuzione fantastica da parte di Tia. Non solo si inserisce dopo l'uncino di Crisp, calcia Perks via da Mikix. Mikix non può trovare il divorare. Bello qui. Da parte di Pyke, cercano il lockdown e confronti i Doimby, c'è pure il Cocoon. Ma si rendono conto, è un Nautilus, è troppo tankoso, non hanno ancora i danni necessari. Siamo su un 3-1 e prima rivediamo l'azione, perché l'azione, come sottolineavi anche tu, è stata veramente bella da parte dei FunPlus. Guarda qua, Crisp, uncino, flay lontano da Mikix, calcio lontano da Mikix. Mikix si era allontanato soltanto un attimo, andando a controllare il fiume. E i FunPlus Phoenix si sono mangiati Perks. Attenzione Caps, perché adesso viene aggredito per mano di Doimby, arriva pure l'uncino, la suprema di Nautilus ha lanciato un perfetto knock-up, ma il flash di Caps lo va a salvare. Doimby subito all'inseguimento e elimina il mid laner dei G2. Tanti danni in entrata, ma non sembrano essere sufficienti, con Wunder col portale Reami che si unisce al fight e andrà a eliminare la vita di Doimby. Subito il flay da parte di Thresh porterà Elise in una brutta situazione e con il Rappel si salva. Abbiamo uno scambio di uccisioni e lo scambio di uccisioni arriva tra un Nautilus e un Ryze. Di quale sei più felice? Beh, sicuramente una kill su Ryze fa molto, molto comodo ai G2, perché è il carry forse della loro composizione. Domanda per te, Moonboy. Dica. Dove è finita l'idea di fase di corsia? L'idea di fase di corsia è finita non dove, ma quando. Molto tempo fa ormai. 14 minuti sono appena cadute le placche, ma non vediamo assegnazioni tradizionali praticamente da quando è iniziata la partita. Questo è quello che intendevo con fluidità del gioco. Questi sono due team che non riescono a conformarsi ad uno standard. Drago oceanico adesso verrà conquistato per mano dei FunPlus Phoenix. Wunder e Caps sono presenti in corsia inferiore, un po' spaventati G2 dalla possibilità di dive. C'è semplicemente lo scambio di risorse. Jankos porta a casa il messaggero della Landa in funzione di un secondo drago che, in un'ottica di partita prolungata, non fa così bene ai FunPlus Phoenix. Sono i G2 che quasi l'avrebbero voluto. E qui Wunder se la sta per vedere brutta. Sì, molto brutta, perché in un 1 contro 4 il portale dei Reami non è nemmeno disponibile. Purtroppo non c'è via di scampo. I FunPlus Phoenix
Phoenix divano e cancellano Wunder, ma questo vuol dire primo mattone nelle tasche di Perks, gratuito, non contestato. E adesso siamo nel classico game dei G2. Siamo in un game dove la parte iniziale della partita non è andata benissimo, allora che cosa fai? Vai a creare una mangiatoia in side lane dove vai a mettere uno dei tuoi carry e gli fai prendere risorse gratuite. Perks prenderà forse addirittura due torri. Già, però occhio anche in corsia inferiore, perché anche lì FunPlus Phoenix stanno minacciando una torre interna, ma è lì che si raggruppa la differenza dei G2 rispetto agli altri team. Qui Perks ha preso risorse in solitaria. I FunPlus Phoenix le hanno distribuite su campioni tra i quali un Lee Sin. Assolutamente, la differenza tra i G2 e gli altri team è che solitamente vedi AD Carry piazzati in corsia centrale a inghiottire ondate. LWX dov'è? In mid lane con quella Sivir, prende wave dopo wave. Perks dov'è? In side lane, prende wave e pusha. Non solo ha pushato fino all'inibitore, quella torre ha preso dei danni che non andrà a rigenerare. Quella barra degli HP rimarrà così bassa in salute. Questa è un'occasione unica per i G2, non adesso, ma in futuro. È un investimento che ripagherà. Esatto, è proprio questo a quale i G2 ci hanno abituato. I FunPlus Phoenix, prima abbiamo discusso dei recap delle semifinali. Qui Wunder però rischia perché c'è qualcuno in quella trifronda, ma i suoi sensi da top laner lo aiutano. Ti dicevo, dobbiamo considerare le semifinali e come questi team hanno giocato. Qui si ingaggia prima. Catena corruzione che va a segno. Arriva lockdown nei confronti dell'avversario. Non c'è via di scampo per Crisp. E quello è oro condiviso tra due dei giocatori dei G2. Easy peasy lemon squeezy. I G2 fanno questo. Perdi l'early game, non importa, c'è una partita da vincere dopo l'early game. Adesso questa mid lane è nelle loro mani. FunPlus Phoenix arrivano tardi a difendere la struttura e non riusciranno a reggere la pressione sulla torre. Tentativo di ingaggio da parte di Pyke con la sua suprema, ma nulla da fare. C'era Jankos pronto sul fianco a ingaggiare col suo cocoon. E ora i G2 continuano a negare risorse e conquistano la struttura. Conquistano la gold lead. I G2 sono 3 a 5, ma hanno comunque gold lead dalla loro adesso, già, grazie a quella ulti di Pyke. Esatto, ulti di Pyke, una torre in più, la pressione sulle strutture che dicevi tu. E adesso, occhio. Tentativo di ingaggio, il portale Reami non andrà a segno, purtroppo a causa del play di Thresh. E questo vuol dire una kill gratis per LWX. Una bella risposta qua da parte di FunPlus Phoenix. Trovare kill ovunque sia possibile è un obbligo per loro a questo punto. Il fatto che sia andata nelle tasche di Sivir è ancora meglio. Sivir non è messa male, 2-0-0, sta andando a itemizzare verso il critico come canonico. Per Sivir adesso diventa la fase di accumulo, perché la traduzione verso il mid game dei FunPlus Phoenix, considerando come i G2 hanno scambiato sulle strutture, deve essere comunque una traduzione più tranquilla. Per un motivo, i G2 hanno ancora la T2 mid in piedi e in una delle mie analisi pre-partita avevo sottolineato come per i G2 tenere la T2 mid in piedi sia letteralmente una condizione di vittoria macroscopica. Un'altra cosa interessante da considerare è che i FunPlus Phoenix in quel push un po' scambiato nelle side lane che abbiamo visto prima si sono presi quelle due torri in corsia inferiore. Cosa vuol dire questo? Che in quella bot lane non ci andranno più, non hanno motivo di andarci, non vogliono andare ad assediare la torre dell'invitore ancora. Questo vuol dire che ancora una volta per i carry dei G2 là dentro è un parco giochi, sono altre wave da farmare e altra pressione da mettere su una torre che è facilmente alla loro portata. Ed esattamente per questo ti dicevo che la T2 mid è una condizione di vittoria da sola, perché ti va ad abilitare troppo a livello macroscopico. Se poi stai giocando con un Pyke, questa cosa viene esasperata come concetto. Tutti in corsia centrale, i FunPlus Phoenix vogliono abbattere quella struttura, è il loro assoluto focus. Fra un minuto c'è il drago oceanico e prendere il controllo di questa zona è fondamentale per loro. Vogliono questi team fight. I FunPlus Phoenix giocano il macro in quest'ottica. Prepariamo tutto per cosa? Per un fight. E come lo facciamo con Sivir e Gangplank? La quantità di danno fisico distribuito ad area è abnorme. Gangplank, una nota per lui, perché comunque vediamo, data la necessità di affrontare Ryze, una K spettrale, quindi un Gangplank un po' più coriaceo di quelli a cui siamo abituati. Caps cerca l'ingaggio. Anzi, viene ingaggiato lui subito dopo. Bello quello che è il play di Thresh, ma non l'uncino. Riesce a portarsi in salvo. Abbiamo però due membri dei FunPlus Phoenix all'interno della giungla dei G2. La rotazione è complicata da gestire per entrambi, perché i membri dei G2 sono solo in 4. Di conseguenza una chiusura a morsa potrebbe portare i FunPlus in vantaggio numerico. Infatti lo cercano. Li vanno a spottare i G2. C'è pure il teletrasporto. Il lockdown nei confronti di Crisp è stato trovato. E per quanto abbia controlli non c'è via di scampo dalla morte, dagli abissi. Esatto, oro condiviso. E con chi condivide quell'oro caps? Di nuovo con Perks. E questa volta
G2 hanno avuto la reazione perfetta, c'è una tenaglia che ti sta stringendo, cosa fai? Vai a ingaggiare sul lato debole, sul braccio debole di quella tenaglia e lo spezzi. E prendi anche un drago come ciliegina sulla torta, perché arrivati a questo punto che fai? Non vai a capitalizzare sugli obiettivi? Catena la corruzione che va a segno nei confronti di Doinbi, subito costretto a utilizzare la suprema in senso difensivo. Marco Condilise è stato trovato, Doinbi flasha subito via per salvarsi. La suprema di Gangplank a condire il tutto per dire ah 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 G2, voi questa kill non la prendete. Ed è un peccato che Caps non avesse qui a disposizione la morte degli abissi. Già, quella era veramente una kill alla loro portata, completamente. Se aveva quella ulti disponibile, quelle erano altri gold, non solo nelle tue tasche, nelle sue tasche, condivisi con chiunque si prendesse l'assist. Infatti vediamo da parte di Doinbi immediatamente la Clessidra di Zonia, perché deve sopravvivere a questi scenari. Doinbi non può permettersi di essere vittima dell'aggressione avversaria per due motivi principali. Punto primo, è la fonte unica di danno magico del team, neanche la principale, unica. Non voglio considerare la scatola di Teresh una fonte di danno, per quanto... Qui sì, cerca l'ingaggio su Boonder. Lo riescono anche a trovare, c'è pure Gimgun all'inseguimento, ma il teletrasporto da parte del mid laner dei G2 qua è un disastro, perché saranno in tre su questa corsia inferiore. Cerca oh di mio di Dio! Oh! Il portale dei Riami ha salvato Caps per un soffio e ora va per l'alfione nei confronti dell'avversario. Blocca Crispo ancora una volta. Onda solo di Kaylee Sin che va nei confronti di Jankos e subito lo va a zonare. Caps ancora una volta trovato fuori posizione. Riescono a salvarsi per un soffio i G2. Udini! Cosa Caps hanno fatto i G2? Mio Dio! Fantastici! La coordinazione che hanno dovuto mettere in campo per dire ok, portale dei Reami, flashaci dentro, fidati di me! Non ho parole. Questo è esattamente quello che volevo vedere da questa serie. Va bene, riprendiamoci un attimo, torniamo in partita, perché la rotazione dei FunPlus Phoenix sulla corsia superiore cerca di nuovo l'aggressione su Caps, ma il predatore è attivo. Adesso vuole tutti i costi questo inseguimento, ma non troverà nessuno fuori posizione Caps. Subito Doinbi con la protobelt in avanti andrà a tankarsi il ragno esplosivo di Elise. Ma questo che cosa significa? Significa che tu hai bloccato la rotazione aggressiva dei FunPlus, stai tagliando le gambe a uno dei loro stili di gioco preferiti e lo stai facendo mantenendo il controllo della tua giungla. Se consideriamo come i Fnatic hanno perso dai FunPlus, mentre rivediamo il gioco di prestigibilizzazione di Caps. E qua rivediamo ancora perfettamente. Il portale era già pronto. Il Flame manca il bersaglio da parte di Crisp. Il Flash che arriva quasi pixel perfect sul range del portale. Quello non aveva senso. Non aveva senso. Quello non aveva legittimamente senso, ok? Abbiamo visto comunque i G2 essere abbastanza proficienti nell'utilizzo del portale dei Reami. Ricordo Wunder aver schivato la suprema del Karthus degli SKT utilizzando il portale dei Reami. Quindi, ok, non ha senso, ma non è neanche qualcosa alla quale i G2 non ci abbiano abituato. Non è nemmeno la loro forma finale. Oh mio Dio, ho quasi paura di quella a questo punto. Siamo di nuovo in corsia centrale. I FunPlus Phoenix cercano di reimpostare, ma questo che cosa gli costa? Gli costa strutture. Per i FunPlus Phoenix, continuare a centellinare la mappa significa concedere ai G2 degli scenari dove possono moltiplicare loro. E adesso guarda la visione FunPlus Phoenix. Sono ciechi, la mappa in questo momento è dei G2, il fiume è dei G2, quel teletrasporto è un po' ambizioso ed è dei G2. Vogliono provare a combattere attorno a questa zona, infatti c'è il teletrasporto da parte di LWX, la catena della corruzione va a segno, ma i FunPlus Phoenix non vogliono rischiare, non adesso. Questo è pesante perché vuol dire comunque aver investito un teletrasporto e una suprema senza tradurre in nulla, e adesso i G2 devono obbligatoriamente premere in cambio di quel teletrasporto, perché non significa averlo sprecato. Un teletrasporto in cambio del teletrasporto di LWX, comunque entrambi i tiratori hanno usato il proprio, e quel teletrasporto è forse stato anche un po' un bait da parte dei G2. Ehi, guarda, stiamo tippando, vogliamo attaccare il Baron sul quale non avete visione, dovete fare il passo avanti, dovete rispondere, dovete richiamare il vostro carry. E in questo momento hai Ryze in corsia inferiore che sta free farmando ondate di minion. Vogliono soltanto aspettare i G2, devono permettere a quel Ryze di ottenere le sue risorse. Però devono stare molto attenti perché Wunder ancora non ha il TP, mentre i FunPlus Phoenix non solo sono tutti su quel lato di mappa, ma hanno potenzialmente Gimgun e Doinbi con quella summoner disponibile che possono andare a rispondere su quel lato di mappa.
Caps in corsia centrale si sposta verso il quadrante inferiore. Vediamo Gingun che stava tornando adesso a contestare Wunder. Questo cosa significa? Che i G2 stanno facendo da pendolo della bilancia per permettere a Ryze di accumulare risorse. Quello è un Ryze molto pretenzioso e molto aggressivo. È un Ryze con scarpe da penetrazione magica, nonostante sia un Ryze da top lane. È un Ryze da burst, perché va a creare la sinergia tra due degli oggetti più sinergici del gioco, bastone secolare e staffa dell'arcangelo, abbraccio serafico ormai. Quel Ryze che adesso sta andando verso un velo della Banshee, quando si presenterà all'appello, creerà degli effetti devastanti. Nel frattempo un piccolo aggiornamento sul gold, 11.500 nelle tasche di Perks, che adesso mostra un farm di 289 a neanche 25 minuti. Quello è disgustoso. Mi stupisce ancora di più Wunder. È pari e pari, testa a testa con Gingun, dopo tutte le aggressioni che ha subito. Parlavamo di farm, la differenza in farm, qui sì. 45 minion in top lane Sobri. Fanno la differenza. E tu stavi parlando invece della build di Wunder e si accoda perfettamente anche a quello. Un early game faticoso, allora cosa fai? Vado per lo scaling, doppi oggetti che scalano estremamente bene. Quando arriveremo a full stack su quel bastone secolare ci sarà tanto di quel mana e tanto di quella P su Wunder che a quel punto sì, i danni di Ryze saranno abbastanza pesanti da reggere in teamfight. Senza considerare che comunque i G2 hanno trovato un drago oceanico dalla loro e i G2 vengono molto più favoriti degli avversari da quel drago. Però, perché significa avere Ryze sempre al piano del mana finché rimane in side lane. Ma per adesso non abbiamo ancora avuto il drago più interessante di tutti, che invece arriverà tra 4 minuti. Quell'infernale è il drago su cui stanno puntando gli occhi entrambi i team. Sì, ma i Fan plus Phoenix devono prima riconquistare la visione sul lato superiore della mappa, dove fino ad ora i G2 hanno sempre tenuto sotto controllo la situazione. Non potevano permettere ai Fan plus Phoenix un facile accesso a quell'obiettivo. Voglio discutere anche un'altra cosa a livello di build, perché i G2, tra le varie build di cui stavamo discutendo possibili su Varus, vanno per l'uragano di Runan. Quindi quello è un Varus nelle mani di Pers che vuole capitalizzare sul potenziale da teamfight. Quel Varus dobbiamo immaginarlo come una versione un po' più cupidica della Xayah di Perks. Quello è un tiratore che va a iperscalare e che ti vuole vincere una schermaglia grazie al peeling dei compagni di squadra. A me piace questa scelta anche per un motivo molto semplice: per il wave clear che va a donare a Varus, di cui un pochino è assente. Questo è vero, e d'altra parte non hai mica nella tua composizione un campione che beneficia dall'avere multipli avversari. Toimi che va per l'ingaggio, vuole l'inseguimento nei confronti di Mikix, trovato fuori posizione, non c'è via di scampo, ciao Mikix, ma nel frattempo in corsia inferiore cercheranno il fight. E questo Ryze riuscirà a fuggire con la sua vita. Gangplank l'ha ingaggiato e l'ha costretto alla Suprema. Suprema per Suprema, uno scambio di risorse che porterà comunque i FunPlus finalmente a demolire quella torre esterna in corsia centrale, perché era una torre che li stava limitando troppo. Sì, e questo vuol dire che per i G2 non c'è nemmeno tanto modo di rispondere, perché con soltanto tre membri in corsia centrale, di cui uno è Caps, quindi con zero wave clear, altro è Perks che al massimo attacca dalla distanza con le sue frecce, bloccare un assalto di questi Fan plus Phoenix è impossibile a questo punto della partita. Gingun, vediamo una cappa spettrale affiancata da un ulteriore mantello antimagia, sarà elmo adattivo, e il suo gangplank da elmo adattivo non è una cosa che siamo stupiti dal vedere, è una cosa che ci ha mostrato comunque iperaggressivo, possibilità di critico, ma comunque elmo adattivo per i trade con Ryze. Potrebbe anche essere un paio di calzari di Mercurio, considerato che ancora non ha questa risorsa difensiva. Però, guarda i controlli che ci sono dall'altro lato. In ogni caso il modo attivo ti può andare a ridurre pesantemente i danni inflitti da Ryze, così come anche quelli delle stack di corruzione di Varus, perché quelli sono danni magici. Non solo, la corruzione di Varus viene applicata in modo particolare, perché comunque il flagello va ad applicare dei danni on hit, quindi l'abilità quando Varus ti attacca sta già infliggendo danno. Questo vuol dire che quando arriva la detonazione delle stack di flagello, l'abilità ha già inferto danno e il danno della detonazione viene ridotto dall'elmo adattivo. È un funzionamento molto particolare tra quei due oggetti. Confermati i cambali di Mercurio nel frattempo per Ryze, e avere quella tenacia, ne parlavamo prima, serve tanto. Qua Caps trova fuori posizione Gingun, tenta l'arpione ma subito fugge via. Due draghi della nuvola ti fanno correre e non poco. Sicuramente è pericoloso avventurarsi da soli nella giungla a quest'ora della notte. G2, Fan plus Phoenix, poco più di un minuto al drago infernale. Sono le 2:15. Da qualche parte nel mondo c'è la notte. Oh, ok, va bene. Io ancora una volta non mi riferisco soltanto agli spettatori che in questo momento ci guardano da Italia, io sono global. Ok, ok. International. Moonboy Globetrotter.
Vanno per il controllo di visione sul barone G2. Mantenere questo è importante. Perché? Perché i FunPlus Phoenix vogliono giocare teamfight. L'abbiamo detto tante di quelle volte che ormai penso che il concetto sia passato. E quale modo migliore di forzare un teamfight se non andando a contestare uno degli obiettivi maggiori? Arrivati a questo punto, molto del wave clear è dipendente dalla mano del barone. I campioni hanno abbastanza danno da azzerare le ondate, ma lì dove i FunPlus Phoenix vantano Sivir, uno strumento di controllo delle ondate del barone fantastico, dall'altro lato i G2 soffrono un po' di più. Wow! MB4 trovato fuori posizione, ma lo scudo va a mitigare la totalità del danno in entrata. Tentativo di controingaggio con l'ancora che non va a segno, lo scatto di Caps attraverso il muro, lo salva. Bisogna stare attenti a quell'ancora, perché se l'ancora colpisce un muro, il suo cooldown è ridotto, quindi Doimi può usarla per fuggire, come abbiamo visto adesso, e poi cogliere di sorpresa gli avversari con quei pochi secondi di differenza. Qui sta succedendo qualcosa di strano, perché la rotazione dei G2 va a morsa sui FunPlus Phoenix dal fianco, Caps in invisibilità, ma non riescono per adesso a chiudere. Ci sono i due lumi di controllo che vanno a bloccare tutta l'azione, ma i G2 hanno già preso il controllo della zona, vanno di seguimento, la caccia grossa di Sivir è stata attivata, ma i G2 hanno già conquistato questo drago infernale. Arriva la catena corruzione, risposta di seguimento, Tian trovato fuori posizione, Caps e Bunder sono sul fianco, verrà bloccato Tahmkench e questa è un'eliminazione in più. LWX on a rampage, teletrasporto per fuggire via, l'onda sono di calciaggio, oh! Sante, ma segno, Yanko wow! Si è perso, bloccati e cancellati, Tian ha fatto il miracolo. Ma questa è una pessima scelta per Doimi che si teletrasporta e ora vanno all'inseguimento, quasi eliminato anche lui, non c'è via di fuga adesso per i G2, vogliono soltanto prendere quel barone Nash o i FunPlus Phoenix. Manca poco comunque. Oh, no, oddio, cazzo, ha eliminato Doimi! Dal nulla, la nebbia di guerra non ce l'ha fatto neanche vedere. E adesso 2 contro 4 si riparte. Possono provare il fight, cercheranno l'arpione nei confronti di un bersaglio fragile. King Gun e quel bersaglio fragile Bunden ha danno sufficiente, ma il flash difensivo va a salvare il top laner dei FunPlus Phoenix, mentre Wunder casca per mano dei fan. Stanno guadagnando tempo, no, non ci sono teletrasporti, Perks rivivrà tra poco ma non ha disponibile quella summoner spell. Questo Baron sarà dei FunPlus Phoenix alla fine. Ed eccoci qui con i FunPlus Phoenix che riprendono immediatamente controllo della mappa. Magico, magico Tian, oh! Ma ingaggiano adesso di nuovo su Gimgun. Cercherà l'uccisione. Arriva il viaggio dell'abisso, Gimgun cercherà la via di fuga, ma viene accelerato subito dall'esplosione dei barili. Risorse investite per i G2. Caps purtroppo ancora la suprema non disponibile. Si suda tanto perché... Lo vediamo qui perché. Perché subito dopo il drago infernale l'idea del G2 poteva essere o controingaggiamo oppure andiamo a sacrificare il nostro supporto in cambio del drago. Decidono di andare per il sacrificio, ma questo si trasforma da parte dei FunPlus in una chiusura magistrale sulla corsia inferiore. Il teletrasporto di Perks non è stato dei più felici. Penso che qui Elise volesse assorbire l'onda sonica e poi andare in calata, ma non ha avuto il tempo. E quella è stata una magia da parte di Tian. Il calcio su Elise per lanciare in aria Perks e interrompere il suo teletrasporto. Subito in quadridimensionali. Subito la pressione sulla corsia centrale si fa sentire, i FunPlus Phoenix cominciano a prendere un grosso vantaggio. Quelli sono 3000 gold sul tabellone, è una bella differenza, soprattutto con le risorse che hanno dalla loro. È una bella differenza finché comunque i G2 non cadono, non li si può dare per spacciati. Perché vediamo Ryze che sta andando per una build molto da DPS, cercano l'ingaggio ma non va bene in questo caso. Si danni nei confronti di Caps, arriva la suprema da parte di Gangplank. Non c'è via di scampo per il mid laner dei G2. Questo purtroppo è una condanna a morte molto grave. Quando c'è la mano del barone, pushare è facile. Tentativo di ingaggio di Doimby con la sua suprema, trova una capa nei confronti di due persone. Doimby quasi eliminato ma subito la zona lo va a salvare. Torre abbattuta nel frattempo, oh! Flash contro ingaggio immediato per bloccare Wunder e questo è un Ryze che non fuggirà con la sua vita. E questi potrebbero essere i G2 a non fuggire con la loro vita, perché ci sono due dei membri principali del loro team caduti, l'inibitore è caduto, FunPlus Phoenix alla faccia della magia. Se quella di prima di Tian era una magia, questo era letteralmente tutto lo spettacolo. Doimby è stato fenomenale in questo assedio, ha assorbito così tanta pressione da parte del team avversario e con quella stasi perfetta ha bloccato i G2 dal potersi mai veramente inserire nello scontro. È partito con una concatenazione di eventi, Caps che non riesce a pulire il barile e viene letteralmente esploso. L'assedio alla torre dove Doimby semplicemente si fa avanti, minaccia gli avversari, costringe il divorare anticipato e poi blocca l'accesso ai G2 per raggiungere il resto del suo team. Da parte dei G2 non c'era davvero nulla da fare arrivati a questo punto. Poteva cercare lo scambio di kill Wunder, ma gli scudi da parte dei FunPlus erano troppi e i danni non sono ancora abbastanza.
Quello è un grafico molto particolare, perché è il grafico che di solito vediamo a favore dei G2. Questo ti fa capire quanto i fan plus Phoenix stiano leggendo correttamente il gioco di questi G2. I fan plus Phoenix, parlavamo di come una condizione di vittoria fosse vincere di macro. Il loro macro è immacolato finora. La risposta che i fan plus Phoenix hanno trovato in questa partita, il motivo per cui questo grafico sembra così familiare ma allo stesso tempo così strano, è quell'impennata al 30° minuto, quella ripresa dei fan plus Phoenix, perché tipicamente i G2 li vediamo, iniziano male, la gold lead è nelle mani avversarie, poi si riprendono e quando si riprendono non lo mollano più, ma i fan plus Phoenix non solo si sono ripresi quel vantaggio, l'hanno strappato dalle mani dei G2. Sono riusciti a punire molto bene i FunPlus Phoenix. Quell'errore sulla corsia inferiore è uno che ti è costato caro. Quel barone Nashor, quelle strutture in corsia centrale, pure l'inibitore. Una cosa che voglio far notare però anche a livello di build, perché Perks non ha ibridizzato su Varus. Di conseguenza con quella brama sangue, Varus non è un campione che puoi lasciare in una schermaglia contro Silvia. FPX all'inseguimento su Jankos, grazie alla caccia grossa costringono Jankos al flash difensivo attraverso il muro. I G2 intanto in corsia superiore vogliono cercare la struttura, arriva la suprema da parte di Gameplay, che questo è un teletrasporto sui minion. Caps vuole a tutti i costi insieme al resto del suo team trovare questo inibitore per prendere tempo. Doimi prende tempo con Lozonia, invece arriva però il resto del team, sia dei Fabulous Phoenix che dei Doimi è stato eliminato per mano di Caps e ora vanno di seguito. LWX trova l'eliminazione dei Godlike, cade il secondo, 3 sense va a morire e purtroppo qua per i G2 non c'è via di scappo dai danni colossali di Gingun e Wunder insieme a Mikix non riusciranno a fuggire. Invece sì, il portale dei reami li salva! Ancora una volta una meravigliosa ulti Wunder per fuggire dalla base con il colpo del secolo, inibitore e sono ancora in vita, hanno il TP per Wunder, possono andare a difendere quel drago maggiore che adesso è nelle mire dei fan plus Phoenix. E infatti Wunder, no, ci sono i minion in base, Wunder deve rimanere lì a fare pulizia. Aspetta. E potrebbero contestare, non vogliono contestare. Non se lo possono permettere. Dei draghi che vengono moltiplicati così tanto da chiudere la partita. Giusto. Il fatto che siano elementi comunque non particolarmente incisivi a livello di combattimento ha lasciato un po' più di respiro anche FunPlus Phoenix, che adesso stanno aspettando. Mikix trovato fuori posizione per mano dei barili di Gingun, tantissimi danni in entrata e grazie alla passiva riesce a accelerarsi volta dopo volta, prende tempo col cronografo, ma questo purtroppo è un supporto dei G2 che casca ancora una volta. Questa è stata una fantastica mossa da parte di FunPlus Phoenix. Mikix si aspetta che loro siano sul drago, il fatto che non è ancora arrivato quel richiamo vuol dire che lo stanno attaccando con tutte le forze ma ancora non hanno fatto ucciderlo. No, stavano aspettando che respawnassero i loro compagni in modo tale da dare il buff a tutto il team. Nel frattempo Gingun tende la trappola. Dobbiamo però considerare una cosa a livello macroscopico, perché che cosa significa il fatto che i G2 abbiano voluto scambiare così aggressivamente portando a casa l'inibitore della corsia superiore avversaria? Significa che la partita è arrivata adesso in un punto dove queste torri e questi draghi che stai cedendo significano relativamente poco. Questa è una partita che si può chiudere su un singolo teamfight. Siamo al 37° minuto e qui infatti vediamo il push aggressivissimo in side lane. Perché i FunPlus Phoenix non hanno minion sull'altro lato di mappa. Stanno andando per il barone Nashor, ma i G2 vogliono conquistare il lato inferiore della mappa. Questa è una torre che cade con i FunPlus Phoenix che stanno conquistando il barone Nashor e ha il teletrasporto da parte di Perks, già spostato su quella corsia superiore. Pulita l'andata dei minion, quindi non è una minaccia possibile. Wunder aggredito e costretto immediatamente al flash. Gingun che corre alle sue spalle e alla fine è un secondo Baron in mano alle Phoenici. Pressione di side lane in cambio di barone Nashor. Questo è qualcosa che abbiamo visto i G2 fare per tutta la serie contro gli SKT. Questo è qualcosa che ci aspettiamo comunque portare a qualcos'altro. E quel qualcos'altro che cos'è? Sono i G2 che adesso devono capitalizzare su quella corsia nuda. Ma questo già in sé per sé è una mossa così intelligente da parte dei G2, perché i FunPlus Phoenix si erano appena presi il buff del drago maggiore. Adesso ne resta poco meno di un minuto, perché in quel tempo che il buff si stava consumando i G2 scambiavano pressione da un lato di mappa all'altro per non dover interagire con i loro avversari. E ti parlavo dei G2 come un team che spesso e volentieri va a scambiare pressione di mappa senza mai lasciare un pezzo di mappa vuoto. In questo caso viaggio dell'abisso difensivo, abbiamo i G2 che si spostano. Ma sulla corsia superiore c'è la sedia a parte dei FunPlus Phoenix, nonostante le ondate di Super Minion. Questo vuol dire pressione costante grazie alla mano del barone. Bottom lane, i G2 sono addirittura in tre nel provare a chiudere su quella struttura. Questa è una torre che cade in fretta, i FunPlus Phoenix di danni ne hanno a iosa. I G2 si rifiutano però di giocare secondo le tue regole. Hai due buff più grandi del gioco? Noi non ti combattiamo, noi andiamo bot e pushiamo la tua base. Sì, ma la base verrà abbattuta adesso. Quello è un inibitore in mano dei FunPlus Phoenix. Stanno tornando in base i G2, purtroppo
la presenza di Ginguna ha totalmente negato la possibilità di push. Perks cerca un pochino di danno nei confronti di Tia, nulla da fare, saranno due inibitori che cascano uno dietro l'altro con la caccia grossa di Sivir, riusciranno pure a fuggire con la loro pelle. Portano a casa gli inibitori e questo adesso per i G2 è grave, perché significa che tutto quello che stavi impostando viene immediatamente azzerato, vieni immediatamente silenziato sull'esecuzione macroscopica, e il colpo di rain dei FunPlus arrivati a questo punto con Sivir, con Gangplank, è troppo forte da gestire. Già, quello è stato un duro colpo, il fatto che i FunPlus Phoenix su quel push abbiano effettivamente accompagnato l'ondata fin dal principio, fin dalla loro base alla base avversaria. Questa volta erano pronti e questa volta c'è anche un'altra wave che li aspetta qua in bot qualora volesse continuare a pushare, ma da adesso non hanno più il drago maggiore, adesso hanno solamente un minuto e poco più di barone, vediamo come riusciranno a sfruttarlo, ma già adesso con la base dei G2 pressoché in rovine non sarà troppo complicato per i FunPlus Phoenix continuare a mettere pressione su di loro. Problematica 1, la build di Varus. Varus al momento non ha danno per scambiare in schermaglia con Sivir. La possibilità di critico nel tiratore dei FunPlus Phoenix è totalizzante a livello di schermaglie prolungate. E non solo, Sivir ha anche già venduto le scarpe per la virtù della triade. Quella è una Sivir abnorme. E parliamo di questa Sivir. 9-0-4. Oh, del portale delle ami proverà a salvarsi, ma viene bloccato da un ottimo uncino di Crisp. Il velo della Banshee non è bastato a salvarlo. Questo è gravissimo perché adesso i timer di morte sono di più di un minuto. E adesso i FunPlus Phoenix vedono di fronte a loro la possibilità di tagliare il traguardo di questo primo match. Devono insistere, è il loro momento. Grandissimo Crisp nell'esecuzione nei confronti di Wunder. Doimi che cerca un ingaggio, lo trova nei confronti di Jacob, subito il divorare va a salvare tutti quanti. Cut set, lockdown, non trova la suprema. Kim Goon lo cancella e col calcio del dragone Tian cercherà il lockdown. Nel frattempo Mikix e Perks continuano a fare danno. Il leggendario di LWX, il danno che trova, basta e avanza. Perks immortale con l'angelo custode, ma non lo è il Nexus. Questo è un punto per i FunPlus Phoenix. Ladies and gentlemen, gli LPL portano a casa la prima vittoria. E che vittoria non è stata? Una vittoria in queste ultime fasi così schiacciante. Devastati. Assolutamente sì. Partita. E questo lo vediamo anche da... non dico le facce tristi dei G2, ma i G2 stavano giocando nell'ottica di poter creare qualcosa. I FunPlus Phoenix gli hanno detto no, no e poi ancora no. Questa è una partita che traccia un solco a livello di serie, perché questa è una partita dove abbiamo visto che il gioco che i G2 hanno proposto nei confronti degli SKT non è replicabile. I FunPlus Phoenix non sono troppo impegnati a giocare un bel League of Legends per poter vincere la partita. E questo è stato il leitmotiv che comunque ha portato gli SKT a cadere, perché quando gli SKT erano troppo presi a rispettare i canoni perfetti di un macro game immacolato, i G2 prendevano tempo, ma i FunPlus Phoenix, l'hai detto tu, non giocano secondo le regole. Già, questi sono due team che rompono gli schemi e i G2 hanno provato in questa partita a cercare un po' ad essere creativi quando i FunPlus Phoenix hanno preso quei due buff così importanti, prima il Drago Maggiore e poi il Barone, ma arrivi a un certo punto della partita soprattutto con la potenza di assedio addizionale che ti dà quel Baron che non puoi veramente più permetterti quel livello di aggressione. Non dai i frutti che vorresti. No. Trovo veramente bello come siano riusciti ad adattarsi ai G2 e FunPlus Phoenix. Nell'arco di una singola settimana hanno evoluto quello che è il loro macro game e abbiamo visto tante tante attenzioni su quella corsia superiore che spesso era abbandonata. I FunPlus Phoenix non giocavano attorno a Kim Goon in early game, mai e poi mai. Il problema principale riguardo la corsia superiore non è stato tanto l'arrestare Wunder nello scaling, perché Wunder a un certo punto è andato in scaling. Se posso dire la mia, il problema principale di questa partita è arrivato dalla corsia inferiore. Con un frammento di infinito al posto di una brama sangue, in quella schermaglia dove abbiamo visto tutti i membri dei FunPlus Phoenix ad un terzo della barra degli HP, mentre Varus era libero di fare DPS, quelle barre degli HP si sarebbero esaurite. Sono... Per certi versi d'accordo, ma è un discorso molto... Col senno di poi. Col senno di poi, esattamente. Perché se guardi quella composizione dei G2, è comunque una composizione che punta all'aggressione, una composizione che punta ai pick. Hai un Pyke che per definizione vuole prendere un bersaglio, esploderlo ancora prima che quel bersaglio possa reagire flashando via utilizzando una Stasi. E di Stasi innanzitutto c'era la piena in questa partita, con i FunPlus Phoenix che hanno negato così tante volte quella suprema per backups. Ma qual è il problema principale nel rinunciare al critico su Varus? Che per quanto tu
abbia sì danno fisico in caps, per quanto tu stia comunque puntando all'eliminazione su bersagli isolati, su scenari prolungati non hai possibilità di avere DPS fisico. O meglio, sì, ne hai. Ne hai di meno di quanto ne abbiano i tuoi avversari. E questo non va bene. Non va bene perché stai rinunciando a giocare i teamfight. Stai rinunciando a cercare di giocare nei punti di forza avversari. E questo non è una cosa da G2. I G2 sono quel team che affronta a testa alta gli avversari anche sul loro terreno. E dalla draft vedere Varus Tahmkench faceva presagire questo. La traduzione non ha convinto. Io su questa affermazione invece non mi trovo particolarmente d'accordo. Io trovo che G2 sia un team che quando vede gli avversari fare bene dice: ok, goditi il tuo game, noi abbiamo il nostro. Loro sono quel team creativo che cercano soluzioni alternative. E se vedono che il team nemico dice: bene, noi stiamo teamfightando così bene, quanto tempo nelle side lane avranno speso i G2 in questa partita? Che fosse in top, che fosse in bot, che fosse semplicemente lontano dall'unità dei G2. Perché sì, per così tante volte abbiamo visto i FunPlus Phoenix, guardali adesso, tutti e cinque uniti, mentre i G2 sono separati un po' questo di qua, un po' di là, fuggono, inseguono allo stesso momento. Che meraviglia questa ripresa, davvero perfetta. E Tian è un bravo jungler, questa è un'altra cosa che sappiamo. Tian con Lee Sin si è dimostrato comunque estremamente più d'impatto delle Elise di Jankos, che continua a far scendere il proprio win rate all'interno di questo mondiale. Serve cambiare paradigma forse anche in giungla? La giungla l'avevamo vista che era stata parecchio presa di mira in draft, quindi forse un po' più di priorità, forse un cambio di stile integrale. L'ultimo punto da fare in questa partita è menzione d'onore, ma lo dico un po' tra virgolette, perché alla fine abbiamo visto che performance ha avuto LWX. Sì. L'uomo invisibile in questa partita, ma in tutti i fight, i danni della sua Sivir, che ha chiuso con uno score perfetto, erano onnipresenti e così importanti per questo team dei FunPlus Phoenix. È stata un po' la spina dorsale di questo team. È una delle problematiche di Sivir. Vince, vinci per merito di Sivir, ma non lo sai. Sivir non è spettacolare, nonostante abbia una skin chiamata letteralmente Sivir spettacolare. Non è spettacolare come campione, ma il DPS che tira giù, quello lo vediamo, è di fronte ai nostri occhi e porta alla detonazione del Nexus. 1-0 e qui i G2 partono all'inseguimento. Sarà molto difficile per loro, perché sembra proprio che i FunPlus Phoenix abbiano fatto bene i compiti a casa. E guarda qua, 41 minuti di partita e nonostante il DPS incessante da parte della top lane e della bot lane, Pyke, abbiamo sottolineato, un ruolo supportivo, però quando arriva quel critico di Sivir la differenza si sente. Già, purtroppo non sono riusciti a trovare i pick di cui avevano bisogno anche nei teamfight. LWX non è mai stato veramente in pericolo. La cosa interessante adesso da considerare, guardando un po' verso la draft del game 2, è abbiamo già visto un po' questa tendenza dei G2 nel primo game di sperimentare con il loro counter pick. Mi riferisco al Mordekaiser bot per Perks nella loro serie contro i Fnatic. Okay. Il game 1 lo provano, non funziona. Adesso bisogna cambiare stile. Non puoi permetterti di dire: ha funzionato perché abbiamo sbagliato l'esecuzione, ha funzionato perché abbiamo fatto questo errorino. Pyke mid contro Nautilus non ha funzionato, non lo puoi più tirare fuori. Adesso potrebbe essere il caso di bannare Nautilus ogni game. Vedremo, anche perché parlando di cambi di paradigma, c'è già un cambio da parte dei G2. G2, ricordiamo, la scelta del side spetta a loro nel game 2 e 4 della serie. Scelgono blue side. Quindi intanto hanno un ban in più rispetto a questa partita che non fa mai male. Quel ban potrebbe essere Nautilus. Lo vedremo.